Riportare tra servizi essenziali di trasporto pubblico la tratta Giulianova-Teramo-L'Aquila-Roma è lo scopo del progetto di legge approdato in seconda commissione consiliare territorio, ambiente e infrastrutture insieme alla commissione bilancio all'emiciclo. Dopo due anni di duro scontro tra le associazioni dei pendolari, la FILT e CGL da un lato e la regione dall'altro, ora si punta a far approvare dal consiglio regionale il progetto di legge che prevede di reinserire tra i servizi essenziali di trasporto una delle tratte tra le più frequentate dai pendolari. Un epilogo niente affatto scontato, perché il progetto di legge vede isolata la CGL rispetto agli altri sindacati CISL e UIL e un duro scontro con la regione. Battaglia che noi abbiamo condotto quasi da soli, poi fortunatamente abbiamo trovato lungo la strada la solidarietà e la vicinanza dell'associazione di pendolari, piuttosto vari portatori di interesse ed anche dei consigli comunali di L'Aquila e Teramo, che su questa battaglia si sono spesi con noi all'unanimità, quindi destra e sinistra nei rispettivi consigli comunali, affinché la nostra battaglia diventasse realtà e si potesse salvaguardare questa relazione dal mercato. Lo spettro che noi abbiamo sempre denunciato, la possibilità che affidare al mercato questa relazione ci avesse portato una rarefazione delle relazioni con Roma e quindi l'impossibilità di fare il pendolare, di vivere all'Aquila e lavorare a Roma piuttosto che far altro, questa cosa, andarsi a curare, andare a studiare all'università eccetera, questa cosa noi pensiamo che se il provvedimento si trasformi in una legge regionale l'abbiamo salvata. Resta su posizioni opposte il consigliere regionale e capogruppo del Partito Democratico Silvio Paolucci, ex assessore al bilancio, con cui oggi in commissione c'è stato un serrato confronto. L'iter di individuazione e approvazione dei servizi minimi è un procedimento di natura amministrativa e non legislativa, è la considerazione che Paolucci ha affidato a una nota. Questa approssimazione nella gestione di un settore così importante, prosegue Paolucci, rischia di mettere a rischio l'intera riforma dei trasporti portata avanti dalla passata giunta, con gravi ripercussioni negative sia sui lavoratori sia sui servizi garantiti all'utenza. Oltre a ciò, restano i dubbi sulla tenuta dell'operazione anche sotto il profilo finanziario, è la chiosa di Silvio Paolucci.